Ciao ragazzi, qui per Arnold Comics e benvenuti in questo nuovo video. Oggi continuiamo ad aprire Adrenaline, ancora senza Simone. Per un po' ci vedrete senza Simone, ma lui porterà dei video da dove si trova attualmente, chiaramente a tema Adrenaline. Abbiamo scaricato l'app, che per ora pare essere disponibile solo sull'App Store. Io sì, ho iPhone, quindi... Sì, per ora sì, però si trova anche versione PC? Browser. Sì, ok. E abbiamo finalmente testato il fatto che attivare... i pacchetti ora è una goduria, lo scan è immediato, ci mette mezzo secondo, raga, e non bisogna più... Il codice QR è molto più comodo, non si perde più tempo a scrivere il codice, oppure con quel sistema per la lettura del codice sbagliava sempre. Quindi grazie Panini per questa cosa che non è che mi piace tanto è che il codice qui non corrisponde alle carte contenute nel pacchetto, quindi sì, oddio, in realtà... È anche simpatico, allora, spacchetti due volte. È così, come se facessi però... due collezioni a parte, cioè potresti tanto essere sfortunato qui e avere la squadra fortissima sul gioco, tanto trovare qua tutti i top player e là essere scarso. Quindi credo che comunque si potranno sempre acquistare i giocatori con sì, i coin che accumuli. Sicuramente. Dopo nel caso vi faremo anche, comunque qua il codice resta, però con lo scan raga dopo vi facciamo vedere, mo questi li abbiamo già attivati, ma una goduria. E possiamo quindi andare con il primo pacchetto. Stavolta inizio io. Il box lo levo. Allora, speriamo di trovare un top player. Infatti, io vorrei vedere le momentum. Sarebbe bello. Qui fogliettino, ne siamo già abituati. Qui anche il pacchetto. Ok. Questo vabbè, tanto dopo lo andiamo a testare. Yes. Ok, possiamo partire con Diamante, Parisi. Tra l'altro abbiamo trovato, dopo ve lo faremo vedere, anche una Magic Four, una di quelle rarità che non abbiamo ancora trovato fisicamente, ma sul gioco sì. E non sono solo difensori, era un quartetto di centrocampo attacco del Napoli. Poi abbiamo, attenzione qui, solo una rara. Peccato. Strano. Abbiamo Curria, non lo conosco, del Monza, chiaramente tutte le neopromosse. Nemanja Matic, nuova firma, nuovo acquisto della Roma. Poi arriva anche Gargiulo del Lecce, Veseli della Salernitana e Roberto Pereira. Dell'Udinese, ok, pacchetto sfigato chiaramente. Chissà perché sono una rara, è stato strano. Io dopo prendo il telefono e... Io intanto spacchetto qui. Okay. Allora, il codice lo andiamo a mettere qui da parte e adesso li attiviamo. Poi dovrebbero esserci due rare qui. Speriamo, perché prima non si è confermata questa teoria. Sì, è strano, però un pacchetto, va bene, abbiamo aperto ancora pochi. Ah, poi Provedel, Mario Rui... Poi Vlahovic. Ottima questa. 89 d'attacco, mamma mia. Fatto un attimo fortissimo. Poi Ferrari. Idolo, ne abbiamo già trovati due o tre di idoli. E sono sempre molto molto belli. Sicuramente Bastoni idolo. Bastoni idolo, sì, mi pare di sì. E poi niente rara. Maggiore che Capitano. Capitano Spezia, che però mi pare che sta andando alla Salernitana. Vabbè, due pacchetti con solo una rara. Strano. Allora. Comunque, la mia rarità preferita per ora sono gli idoli. Graficamente sono proprio belli. Andiamo con lo scan? Vai. Vado? Immediato. Olè, ci vediamo anche questa apertura del pacchetto. Con l'uovo del Bologna. Sono un po' sfigati, senza rare. Anche una doppia, vabbè. Pacchetto sfigato. Chiaramente non apriremo... Andiamo a aprire anche quest'altro. Ok, ci vado. Proviamo, vai. Attivazione. Magari troviamo una rara top player, card invincibile, stessa qua. Ok, vediamo. Decisamente più comodo così. Sì. Saetta quadrato. Saetta quindi proprio saetta, è la categoria... Saetta ancora non l'abbiamo mai trovato. È la categoria di giocatori proprio veloci. Cioè, veloci fisicamente, questo è molto figo. Le saette, una ogni due bustine. Proprio. Davvero? Non sembra proprio. Abbiamo aperti 8 e non è uscito niente. Ok, vado col mio pack, vado col terzo pacchetto di oggi. Soltanto due rare che abbiamo trovato, Spinazzola, Idolo e poi... Diamante, Parisi. Ok, comunque è garantito in ogni pacchetto il pacchetto gratis, sì? Sì, sì. Questo è un ottimo. Però caso. Alcune volte è alla lettera e quindi serve per il concorso, altre volte no. Allora, Armando Izzo del Torino, Simi della Salernitana, Smalling della Roma... Milinkovic-Savic del Torino, poi... quella che ho trovato sul gioco! Sì. Esattamente quella, quindi non me la devo far vedere. Bella. Quella che ho trovato sul gioco, sì. Abbiamo Anguissa, Zieniski, Lozano e Politano, quindi due centrocampisti, due attaccanti. Infatti porta proprio la dicitura, due centrocampisti, due attaccanti. Tre stelle, quindi card leggermente più rara, quindi è chiaro che dimostra proprio la rarità della carta. Più stelle ha, più la card è rara, praticamente. Sì, penso di sì. Perché infatti uno su otto bustine. Sì, sì, sì.
E poi abbiamo una saetta, eccole Oh, qua. Una su ecco. due, infatti, hanno solo una stella. Lazzari. Comunque ho idoli e saette rarità Si meno rare, assomigliano? però no, sono molto belle come stile, Sì. cioè rispetto al solito. Sì. Anche questa Sono Magic Four mi molto piace. pulite, molto. Oh, come ogni anno, Vabbè. appena esce la collezione, ovviamente la grafica colpisce molto Eh beh, perché certo. c'è uno stacco comunque abbastanza evidente Qui rispetto all'anno scorso. Anche la lettera questa ci serve. Ne abbiamo già tre lettere. DNL. Poi. Vediamo un po' in questo quarto pacchetto se troviamo roba buona. Allora, Amrabat, ma perché il retro? Secondo me tipo. Ah, no, è fatta apposta, c'ha tipo doppio Ok. colore. Non ci avevo proprio fatto caso perché con gli altri colori non si nota tanto. Vero? Allora, lui è Perisan, nuova Non lo firma. conosco. Poi Suoro. Sunoro, Rogerio. Oh, doppia, No! Dai, si dai! parte con la sfiga proprio potente. Di Oh, però già! vedo che sono tornati sul rilievo. Mi pare che l'avevano Sì. abbandonato. Andiamo a prendere un attimo i top player. No, se c'è di nuovo il rilievo che l'anno scorso non c'era, vuol dire che ci ascoltano. Sì, raga, bellissimo. L'anno scorso c'era Insigne, quindi prendo lui, anche perché mo non c'è manco più a Napoli. Aspetta, senza distruggere l'album, magari. Non riesco a tirarlo fuori. Vabbè, prenderemo Lautaro allora. Comunque, bella però, cioè, doppia Sì, però vale torno al dopo. rilievo, sinceramente, a me Sì, basta questo. questa è una cosa sicuramente Guarda positiva. qua, cioè, ma non c'è livello, non c'è, È molto molto più più bella. bella. Molto più bella, ma anche la grafica questa veramente era. No, per me era un no. Sono d'accordo. Guarda qua che bella, finalmente. Sembra di tornare nel 2018-2019 con questa grafica in Il rilievo. nome è qui leggermente Oh. inciso, le Allora, scritte. l'unico difetto veramente è Bella. sovato della maglietta, però la Vabbè. colpa è del campionato della Lega Serie A che inizia troppo presto, ma c'è il mondiale. Del Napoli che annuncia sta maglietta a fine luglio eppure va male. La Panini è un po' trovata in mezzo a dover far uscire questa collezione prestissimo. È proprio Lautaro, troviamo. Martinez, Lautaro Martinez. Eccolo qua. Il toro, raga, pazzesca. Però è doppio. Però è doppia. Comunque anche il fatto che non abbiano più il codice dietro, forse cioè, le rende un po' più pulite, cioè nel senso che comunque il codice dietro era un po' una cosa brutta. No, Vabbè, però sul retro non ci fai sul molto retro non ci fai caso. caso, però. Oh, comunque 5 belle rare in questi pacchetti. Mamma mia, tocca a me ora? Sì, col Sì. sesto pacchetto abbiamo distrutto Il tutto. sesto? Sì, mi sa di sì. No. Siamo col È prossimo il pack. quinto. Che ho iniziato io. Sì, Sì. quindi tocca a te poi col sesto pack. Luis Muriel dell'Atalanta, eccolo qua. Abbiamo poi Cragno, oh, con la foto, vabbè, ci sta. Novità assoluta, perché ci sono sempre foto, diciamo, in movimento, in gioco. Nuova firma, nuovo acquisto. Onana, dell'Inter, nuovo acquisto anche lui. Karsdorp, scudetto del Sassuolo. E chiudiamo ancora una volta senza rara, Vabbè, c'è con lo scudetto che Baez. vale come rara, Sì, nel comunque. senso. Io, ma cambia qui. E c'è l'alternanza, diciamo, di liscio e un po' più ruvido. Ah Penso no, sia. c'era pure con gli altri scudetti, ok. Sì. Oh, qui c'è un taglio nella carta, un graffio. Vero? Vabbè, non fa No, sto niente. top player è bellissimo, mamma mia. Sì. Grazie Panini che sei tornato a fare i top player così. Figurati quelle su 100, una su 100, quante saranno belle. Ah, qui abbiamo un'altra lettera. Stiamo completando. Vediamo un po', Allora, dai. Musso, poi Medel Medel, gioca ancora, raga, ma pure Berisha gioca ancora. Questi giocano Berisha, da 20 anni. Frattesi, poi Ricci Comunque Diamante. pure il diamante c'ha un po' di rilievo, non me ne ero Però i accorto, diamanti non mi piacciono tanto, ricorda un po' gli idoli delle vecchie eh. Molto collezioni. E semplici. poi E scudetto della là! Roma. Bene, 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 bene. Mi piace troppo che c'è anche P89, non so cosa sia. Non sono tipo le partite giocate, direi che hanno giocato un po' di più la Roma. Però ci sono i tre scudetti, c'è la data di nascita. P89, non lo so, non mi viene in mente forse. Ah, sì, i punti. Punti No, in classifica. forse il massimo di punti fatti, perché mi sembra proprio che 89 sia il massimo di punti che hanno fatto in un anno che arrivarono secondi. Dovremmo vedere negli altri. Prendi il No, P9, Sassuolo. no. P9. Ah, forse è solo il numero della carta. No, Può essere. perché il numero della carta. Che cos'è? Che Dopo cos'è? andiamo Ah, lo a vedere. scopriremo, lo scopriremo. Va bene, penso possiamo chiudere, che abbiamo fatto 10 minuti anche oggi. Apertura niente male, comunque sì, un peccato averlo ritrovato. Ne abbiamo due collocati in due zone geografiche diverse. Abbiamo potuto toccare con mano un top player, mi sa che quindi non ne troveremo un altro qui. Questa è la cosa Questa è la triste. cosa un po' brutta. Vabbè, regà, noi speriamo che il video vi sia piaciuto, nel caso lasciate un like. Iscrivetevi se ancora non l'avete E ci vediamo al fatto. prossimo video, bella!